Finale del 19° turno della serie A2 Old Wild West al Flaminio, Riviera Banca Basket Rimini 67, Gesteco Cividale 69. Siamo in compagnia di coach Sandro Delagnello. Coach, subito un suo commento a caldo, grazie, sulla partita. Sì, cerco di essere obiettivo per quanto ci possa riuscire. La partita era difficile perché gli scontri diretti sono tutti difficili. Credo che noi l'abbiamo interpretata anche nel modo giusto, però ci sono due voci, due considerazioni da fare che ci hanno fortemente penalizzato. Una non dipende troppo da noi, l'altra sicuramente dipende da noi, dobbiamo fare mea culpa. La prima è che noi siamo una squadra che non può fare a meno anche del tiro da tre, e oggi abbiamo fatto 3 su 18 per il 16%, e quindi in attacco abbiamo fatto un po' fatica. Questa qui non è ovviamente una cosa volontaria, abbiamo fatto anche dei buoni tiri, purtroppo oggi la palla non entrava dentro. La seconda invece che dobbiamo fare mea culpa è che abbiamo lasciato loro 3 rimbalzi d'attacco nell'ultimo minuto e questo ha condizionato fortemente il risultato alla fine, perché la partita è finita poi, eravamo pari insomma, no? E questo ce dobbiamo prendere noi la responsabilità. Spiace tantissimo perché una percentuale bassa da 3, ma non così disastrosa come è stata oggi, credo che avremo la partita. Spiace due volte, avremo vinto la partita. Spiace 2 volte perché stiamo vincendo fuori casa e poi arriviamo qui con questo palazzetto e non riusciamo a concretizzare. Mi spiace moltissimo. Domanda da parte dei giornalisti, Alberto Crescentini. Penso che una delle parole chiavi di questo gioco sia cinismo. E questo per me è totalmente mancato stasera, nel senso che in più di un'occasione ha letteralmente gettato una ciambella di salvataggio agli altri mentre stavano per affogare. È successo con quelle palle perse allucinanti, un paio, quando sono praticamente hanno ricucito tutto lo strappo, c'era stato più 11 massimo vantaggio, sono ritrovati pari, quota 28 se non ricordo male. Così come sul finire del terzo periodo, da una potenziale azione da 2 più 1, cioè che ti poteva dare addirittura un più 13 su quel canestro di Johnson sbagliato, poi quello attribuibile, ha sbagliato anche quello supplementare che mi ha fatto battere, e loro ovviamente ti hanno castigato alla fine. E sto giochino, una partita punto a punto, se non sei un po' cinico, alla fine paghi. Nonostante loro 10 su 20 ai liberi, cioè tanti regalini anche da parte loro. Ma sai, il non far canestro non può imputare una mancanza il non far canestro. Se Johnson o chiunque sbaglia da sotto, non è che l'ha fatta apposta, sono cose che purtroppo succedono. Loro hanno sbagliato dei tiri liberi, come hai detto giustamente te. Sicuramente nel secondo quarto noi gli abbiamo messo 3 palloni in mano che, diciamo, hanno rivitalizzato un pochino il loro attacco, che era abbastanza asfittico, ma credo molto per merito nostro, perché la nostra prova difensiva credo sia stata ottima, a parte l'ultimo minuto. Ma quello veramente fortemente condizionante è stato l'ultimo minuto, perché noi ci siamo affacciati alla fine della partita pari senza mai far canestro da fuori, e quindi credo sia un grosso merito questo. Purtroppo poi la cosa sanguinosa che è successa oggi sono questi rimbalzi che abbiamo lasciato nell'ultimo minuto. Altre domande? Anche perché sì, mi rifinisco il Prego, prego. concetto delle palle perse, alla fine ne abbiamo perse 11, che sono sempre poche nella media palle perse in una partita di pallacanestro. Altre domande? Floriano Zannoni, Resto del Carlino. Cosa ti chiedo di Simeone, che è stato tanto fuori alla fine, e ti chiedo soprattutto nell'ultima azione, il canestro di Radivo, se l'idea era fare un pochino di attenzione in più a che non prendesse un tiro da fuori dai suoi e magari accoglierlo dentro, no? Oppure piuttosto era lasciato comunque all'uno contro uno di Sancho. No, allora Simeoni non si è allenato tutta la settimana e ancora stamattina era in forze. Poi, diciamo, consultandoci con i medici, hanno deciso che il rischio di infortunio era minimo, per non dire nullo, però il ragazzo non si è mai allenato, ha fatto una siringa, ha provato a giocare e poi dopo un po', insomma, i minuti passano, poi l'efficienza diminuisce. E loro, oltretutto, nel finale erano sempre in campo senza pivot, quindi credo fosse una scelta obbligata. Per quanto riguarda Redivo, ci sono anche colpi di classe dei giocatori. E Simon ha tenuto abbastanza bene, anche se non era semplice. È arrivato in aiuto Justin e dalla panchina ho detto: bene, non riesce a tirare, purtroppo è riuscito a tirare buttandosi indietro e buttando la palla lassù, perché
perché c'era Simon in recupero e Justin davanti. Insomma, ha fatto un canestro molto 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 difficile, però i fuori classe hanno questi colpi. Ripeto, non dovevamo lasciare tre rimbalzi d'attacco, la partita sarebbe finita in un altro modo sicuramente. Altre domande, Roberto Bonfanti? Che è la cosa che era sotto nostro controllo. Ecco, il canestro di Redivo non è tanto sotto nostro controllo, il tiro sbagliato non è sotto il tuo controllo, il rimbalzo se glielo lasci sei mancato. Roberto Bonfantini, Icaro. Cosa, due cose. Una, cosa è successo nell'ultimo quarto? Perché secondo me per tre quarti tutto sommato Rimini ha giocato una buona partita, nell'ultimo meno, ed è successo insomma qualcosa, forse insomma è cambiato un po' l'atteggiamento in quell'ultimo quarto. E poi invece guardando anche una nota positiva, è la prestazione di Scarponi, che è sicuramente la migliore stagionale. Ma io sull'atteggiamento non sono tanto d'accordo, perché abbiamo lottato fino alla fine e non voglio ripetermi, a parte i tre rimbalzi d'attacco dell'ultimo minuto. E secondo me noi abbiamo fatto la nostra partita, ci è mancato specialmente nel quarto quarto il canestro, questo sì, perché abbiamo fatto anche dei tiri da aperti, da tre, con nostri giocatori buoni, che sono buoni tiratori, e purtroppo non abbiamo segnato. Me ne ricordo uno, non mi ricordo chi l'ha tirato, che è andato dentro, ha fatto tututum e poi è uscito. E quindi in una partita finita all'ultimo canestro queste cose qui le paghi. Per quanto riguarda Scarpo, è uno che si impegna sempre al massimo e sono contento che oggi abbia potuto dare una mano. Se non ci sono altre domande, liberiamo il coach. Grazie a coach Sandro. Grazie.